direi che per un partigiano della decrescita l'elezione del presidente Donald Trump e l'uscita degli Stati Uniti dall'accordo di Parigi sul cambiamento climatico non è così drammatica perché rende le cose più chiare. Mi spiego. Siamo convinti che una crescita infinita è incompatibile con un pianeta finito e che si deve uscire dalla società della crescita. Va detto, una società dominata da un'economia di crescita che ha per fondamento una triplice illimitatezza. Illimitatezza del prodotto, che significa illimitatezza nella distruzione delle risorse naturali rinnovabili e non rinnovabili. Illimitatezza del consumo, che significa illimitatezza nella creazione di bisogni artificiali, sempre più bisogni, sempre più artificiali. E con il risultato un'illimitatezza dei rifiuti, che significa illimitatezza nell'inquinamento della terra, dell'aria e dell'acqua. E allora, in contrasto, i governi, i potenti del mondo vogliono farci credere che è possibile mantenere questo produttivismo, questo consumismo, e al medesimo tempo fare un mondo, un sistema sostenibile. L'hanno fatto attraverso prima la truffa dell'ossimoro dello sviluppo sostenibile in 1992 a Rio e poi più recentemente a Parigi con l'ossimoro della crescita verde. E al medesimo tempo prendono delle decisioni che vanno nel senso contrario, come l'aeroporto di Notre-Dame-des-Landes, come la TAV nel Val de Susa, come il rifiuto della Commissione europea di proibire il glifosato e i perturbatori endocriniani sotto la pressione della Germania. Sono un'ipocrisia incredibile. E allora, in confronto almeno con Trump, diventa chiaro che non vogliamo uscire di questo sistema. E allora almeno c'è la speranza che di fronte agli eventi estremi, come questi tsunami, Irma, eccetera, come tutti i disastri nel mondo, ci sarà una reazione del popolo che imporrà ai governi di imboccare la strada della decrescita piuttosto che un suicidio collettivo e la scomparsa dell'umanità.